A Marcus fa male la pancia. Intanto il crimine serpeggia. Mi hanno rotto la ruota. Anna trottole. A questo punto te lo compri la macchina e buonanotte. A parte le cacchette. Ma cos'è? Boh. È il personale che non c'è. Momento. Peggio. Vabbè, ci siamo intesi. Che gran manota. No, non dite che l'ho investito, eh? Se no, vuol dire che siete proprio babbi. Salve. Vende bene le magliette, quello. Ve lo consiglio. Centrale, adesso stiamo cercando il sospetto. Niente, G. Sì. Scusate, è stato un parcheggio un po' così. Ma se non si chiudono quelle po... Vai con la seconda. Vai che si chiudono. Niente, non si chiude. Ma va che si chiusa. Oh, mi devo dire la verità. Qualcosa con le fiamme. Che vi escano dal... Serire. Le fiamme. A parte le cacchette. E vabbè. Ma quella è un'altra cosa. Le fiamme voglio. Non c'ho un cacchio che vada in tono con le fiamme. Vabbè, e allora ci metteremo qualcosa che vada col rosso. Caspita, ne so. Perché se vi dicessi quello che sto per fare, non è che vi mettereste a ridere. Peggio! Oh, queste ancora sembrano fiamme. Vabbè, andremo in questo modo. Sembra che c'ho la gonnella, ma questa è tutta un'altra storia. Ma cos'è? Dobbiamo assolutamente fare una cosa. Qui? No, piano, non ti devi togliere. Cioè, io faccio permetterti... Nella pa... No, piano. Non si vede. Grande. Vabbè, ci siamo intesi. Chiudete le porte che fa freddo. No. Per come sta una punturina, va tutto a posto. Come vestiti sono molto bizzarri, ma per quello che faremo oggi, sapete com'è. No, in realtà non lo sapete perché non sapete ciò che devo fare io. Intanto il cavalletto qua non sta mai messo, l'hai muto, ma vabbè, si mantengono così. Con l'aria! Quelli dormono. Dormite, dormite. Intanto il crimine serpeggia. Cioè, vabbè. Mi tamponi, per favore. Professore, vuole che la tamponi anch'io? Dottor Pischialli! Basta. Ha rotto abbastanza. Salve. I quad non sono mai piaciuti, ma da quando ho iniziato a vedere cose strane, ho iniziato ad amare. Fate di tutto e di più. Cioè, non è che uno dice i quad fanno schifo, molto a quattro ruote. Ma non è una moto. Scusate, a sto punto te lo compri la macchina e buonanotte. No. Perché ti giochi tutto il mondo? Io non lo so, ma è normale andare in autostrada così lenta? Le faccio la contravvenzione. Forza. Sì, ma solo perché va lento. Ecco qua. Cambiate le regole. Salve. Ma che stanno a fare? Che avete fatto? Cioè, mettete pure sotto. Complimenti. Vabbè, io ho completato il lavoro perché l'ho messo per la seconda volta sotto. Ma vabbè, quella è tutta un'altra storia. Un motociclista. So già come andrà a finire. Eh no. Oh, che ha fatto? Si è lanciato. Riprende la moto. È scemo. Poliziotti. Ma quanto sono scemi. Scusi tanto, ma devo badare alla vita dei poliziotti. Piano. Boom. Complimenti. Oh, cioè voi siete proprio scemi comunque. Ah, le fa senso. Aia. Ah, anche questo è cosa? Mi hanno rotto la ruota. Aiuto. Silicon Valley. Oh, la violenza contro i quad è vietata. Le fa male la pancia a Marcus. Possiamo provare con Gaviscon bruciore indigestione. Vediamo. A Marcus fa male la pancia. Il pancino. Devo prendere il moment. Il moment. Il moment. Quello è per la capo, non per la pancia. Vai avanti. Vabbè, l'occhio. Mo se la colpivo. E meno d'accendere. Signore! Mocca robot. Vivi!
Oh, in impennata! Ma che è successo? In impennata, che vuol dire? Fa l'impennata. Allora, una macchina degna del mio aspetto, no? Oh, cash proprio, eh? No, no. Ah, visto che lei ce l'ha già uguale, non le cambierà niente, a parte qualche graffio aggiuntivo alla carrozzeria, ma quelli sono dettagli in più. Chi non vorrebbe avere come particolare alla carrozzeria, dei graffi? Sono dei dettagli che fanno la differenza. Certo che però sta macchina è una trottola, è diventata. Gira! Oh, questo si è salvato. I pali. Questa è la macchinina ad ali di Gambiano. Ecco, ha perso le ali. Scusi signora, è per il suo bene. Che vede, non sono affari suoi. Perché deve morire? Ma che ha fatto? Ha detto, momento. Lo stava a fare la canzone. Voi che cosa avete fatto? Ma state facendo le ferie? Ormai i poliziotti sono diventati svogliati, è inutile. Proprio, non è che ci provano. Almeno ci provassero a prendermi. No, col cavolo. Proprio non gliene frega niente. In questa puntata quello che faremo sarà seguire i vigili del fuoco per provare a vedere dove vanno a finire. Dopo aver fatto il loro lavoro, a dove vanno? Cosa fanno? Cosa fanno? Me lo volete spiegare? Uno quando si pone una domanda, cosa fa? Vorrebbe una risposta. Ma questa risposta arriva sempre. Non sempre. Ecco perché uno appunto domanda a più persone. Cosa fanno i vigili del fuoco dopo aver fatto il loro sporco lavoro? Non si sa. E perché non si sa? A parte aver visto che lui è andato preciso qui e che si bagga davanti. Sapete cosa fanno? Non fanno un cavolo. E sapete perché non fanno niente? Quello si è salvato? Semplicemente per il fatto che non si vedono mai in giro. Vi siete mai domandati perché i vigili del fuoco non si vedono mai? Se ti levi. Oh, me lo so trasportato. Io vorrei continuare il mio discorso, che è molto importante. Di regola, quando scoppia un incendio, che ne so, scoppia una macchina della polizia. Scusate, prima di continuare il mio discorso, cioè, avete visto quanto imbecille la polizia? Li so passato davanti. Salve, scusi, l'ho presa male la rampa, mi spiace, non sempre riesco a prenderle precise le cose. Di regola, quando scoppia un incendio, oppure scoppia una macchina, per esempio, perché alla fine solo quello scoppia su Watch Dogs, dovrebbero arrivare i vigili del fuoco, come accade in GTA, per esempio, come dovrebbe accadere in ogni gioco. Alla fine, la realtà è così. Stranamente, ciò non accade, e non accadeva nemmeno nel primo Watch Dogs. Questo invece accade perché è caduto dalla moto. E questo è il motivo, il semplicissimo motivo per cui non si vede manco un vigile del fuoco. Oh, fanno sempre ferie, beate a loro. I camion ci sono, il materiale c'è, è il personale che non c'è. Ma se scoppia qualcosa di grave, tipo questo camion, lo farò esplodere io di mia estrema volontà, chi cacchio viene a salvarvi? Boh. Ecco perché veramente io non lo so come fa la gente a non dire che c'ho la precisione a mille. Ecco, lui scivola. Olè. Che succede? Che si è un attimo rotto il camion e io vorrei un attimo appunto controllare il motore. La trazione va bene, le ruote stanno a posto, tutto a posto. È solo che si è incastrato, tutto qui. Questo non lo può risolvere nessuno, a parte i pompieri, ma che... i pompieri non ce ne sono. Oh!
È pazzo. Ma voi come guidate? Me lo volete spiegare? Ah! Ma quanto lontano mi ha fatto andare! Però Kumba, stia attento! Salve ragazzi! Quello corre, corrono tutti. Ma strano che quelli dormano.